Ciao a tutti ragazzi, qui Romali Clan 6. Siamo oggi qui nel nuovo Alir. Stavo leggendo qui, mi sono distratto un attimo. Cosa è cambiato? Dopo il wipe sono state aggiunte. È praticamente stato creato di nuovo da zero. Ovviamente io sono ancora lo psicopatico dei banditi, il pescatore, però è stato aggiornato, è stato aggiunto tutta roba nuova. Questa intro che adesso me la godo perché è la prima volta che ci entro. Però ho paura che la musica ci abbia il copyright. Eh sì, molto probabilmente. Là c'è un medico che si muove, chi è? Vedete che è tutto cambiato rispetto a prima. Guarda quanta gente che c'è che si muove. Penso, non so se è in tempo reale sta cosa. Comunque. Prima tra le tante novità, la carta d'identità. Carta d'identità che adesso andremo subito a fare. No, che palle, non mi fa. Non mi fa mettere il volto personalizzato qua, mi sembra di vedere, esatto. Boh, vabbè, io ci metterei comunque la faccia che assomiglia più a quella che ho adesso. Vediamo. Allora, c'ha i capelli neri tipo il mio. Quindi, vediamo, scegliamola bene. Gesù, no, è nero. Hassan è nero. Halliwell. Boh, vai, facciamo questo, dai. Sesso, maschio, nome, Banditi Roman Bellic. Altezza, facciamo 1,75. Età, ma che 85, siamo fuori? Oh, come si fa a modificare qual è età? Ah, c'ho 85 anni, proprio così fissi, non posso. Peso, mettiamo 60 kg. No, facciamo 65, dai. Se no siamo degli stecchi. Mi assomiglia a me dopo. Niente, l'età non si può. Allora, 0. Il gruppo sanguigno 0. Data di nascita. Io metterei quella originale, mia. Ci abbiamo 85. Ah, giusto! Si modifica da qui, quindi. Diciamo che siamo del. Dai, facciamo del 96, vaffanculo. Infatti, come 39 anni. Ah, perché è ambientato nel futuro, giusto? Allora, via piccola scogliera, no, dai. Piccolo arco, piazza del riposo. Ma che vie sono? Facciamo via piazza del riposo, così mi sa di morte. Numero 2, basta. Ci sono solo due case lì, no? Facciamo numero 2, anzi, numero 0. Cap. Vediamo. Neri, Oreo Castro, Panaggio, Paro, Spogliacco. Io metterei il codice, il CAP, il codice postale, il codice di avviamento postale, lo metterei neri, giusto perché mi fa ridere il nome, no, neri. Numero e nome random, non può essere cambiato, capisco, ok. Quindi l'email, la nostra email sarà banditiromanbellic222@citizen.altis. Telefono. Casuale non può essere cambiato, ok. Accettiamo il regolamento, accettiamo l'autenticità, correttamente i dati, conferma, ok. Sottoscrivi, vediamo il nome. Se vuoi utilizzare un altro qui che chiudi, ok, perfetto. Sottoscrivi, bam, abbiamo fatto la carta d'identità. Prima cosa fatta. Io direi, oddio, visuale dati di cambiamento. No, che figata! Che figata, allora, direi di spawnare subito cavola fresco fresco. Oddio, chi è sto qua? Oh, sei impazziti? Allora, vado fuori RP qua nel video, però non nel gioco. Questo qua non è niente scelto, è un poliziotto, però è sotto civile, mi sa. Oddio, sì, nettamente le prestazioni a cavola sono nettamente migliori. Come cacchio è vestito questo? Oh. Com'è vestito questo qua? Tutto fluorescente, vuole essere visto o no? Complimenti signore! Affanculo, non sto manco parlando nella chat diretta. Fammi vedere un attimo la mappa, giusto per spiegarmi un po' di novità. Allora, ci sono le stesse. Alcune delle stesse. Risorse, madonna, non mi vengono i nomi, che c'erano già nello scorso Alir. Però, come potete vedere, c'è Processo Zolfo, Vendita Tungsteno, Palladio. Microchips, processo Nuke, che andremo pian piano a vederlo insieme, cotone, poi c'è il piombo,
C'è il carbone, attenzione. Carbone, guarda un po' te che roba. Hanno spostato un po'. Vendita delle testate nucleari. Pian piano andremo a vedere anche quelle. C'è la nostra fedele caccia, che comunque adesso non andremo a fare, perché il mio obiettivo principale è andare a fare pesca come un altro inizio, perché vi ricordate, sono il pescatore, no? C'è l'armeria, sempre al solito posto, almeno quella. Vediamo, allora. Cavola mi sembra più o meno uguale, gli ATM dovrebbero essere più o meno nello stesso punto. Qui qualcuno ha già fatto baldoria, a quanto pare. E c'è per terra nulla. Inventario Y, ci abbiamo 1000 dollari in banca. Hanno rivoluzionato praticamente tutta quanta l'economia. In quanto se adesso andiamo a vedere. Oddio, che è sta roba? Eccola qua, l'economia. Questi qua sono i prezzi che andremo a guadagnare per ogni cosa. È stato ridotto tutto, anche adesso, per esempio, un costo di una casa non sarà più. Sì, dai, ci assomiglia un po' il mio personaggio, quello della carta d'identità. Il costo di una casa non sarà più di 3 milioni e mezzo, come era per la casa media, ma sarà per 350.000, per esempio. Come la licenza di guida della macchina, ho già ricevuto degli spoiler, che non sarà sui 5.000 come nel vecchio server, ma tipo 150. Quindi hanno ridotto tutto un po' per far sì che sia un po' più vita reale, ecco, che non vai a pagare una casa a 3 milioni, che era un bunker di merda. Inventario sempre Y, ID card ci fa vedere la nostra bella carta d'identità, eccoci qui, con la faccia da culo, via dal davanti. Via dal davanti? Ma non avevamo se... Bah, vabbè. Dice questo. Ok, io direi subito, ma proprio subito subito, di andare in motorizzazione. No, anzi, andremo all'abbigliamento. Qua c'è un nuovo cartello. Oddio, che cazzo succede? Cavola, è un po' spoglia, mi piace. Qui ci sono due schiavi, chi sono? Andrei per i boschi e Giovanni, che sono uno un contrabbandiere, l'altro non so chi sia. Andrei per i boschi, comunque. Mi piace questa tendina qui, l'hanno spostata da di lì. Ragazzi, questo qua sarà. Allora, toglimi la carta d'identità, per favore. Meno Y, così. Ma se attualmente bisogna chiudi. Ah, F10, ok. Con F10 si chiude, perfetto. Qui c'è solito ATM. Io direi allora di andare a prelevare tutti i 1000 soldi. Anzi, aspetta. No, prima andiamo in motorizzazione a vedere quanto costa appunto tutta la roba. Licenze, puttanate varie. Ok, non c'è nessuno che ci investe. Appunto, questa cosa qui sarà un video, sto video qui un po' dove andrò a spiegare un po' di robe nuove. Comunque è la prima volta che entro nel server dopo il wipe, quindi datemi 2 secondi da ambientarmi. Ma cosa vuole quello là? Oh, Madonna, attacchiamo Rissa subito. Ciao Psycho, ciao Psycho. Oh, piccolo metagame all'interno del video. Qui c'è la motorizzazione, che se non sbaglio è allo stesso posto del vecchio coso. Licenza di guida 150, licenza nautica 1000, attenzione. Allora io mi prenderei subito quella di guida così di toglierci un pensiero, no? Per toglierci il coso. La concessionaria dove si trova? Oddio, i medici sono impazziti. La concessionaria si trova a 90 metri da qui. No, oh, c'è matto qui. Salve signore. Buongiorno. Va di moda, questo Salve, abbigliamento. salve. Cosa, cosa? Va di moda questo abbigliamento, vedo. Ce ne sono molti che lo indossano. Eh sì, perché è fatto in Bangladesh. Dopo. immagino, immagino. Allora, andiamo dal concessionario. Intanto. Basta che alzi un attimo la mano, si rompe. Allora, ti fa vedere in 3D il veicolo, figata, l'hatchback. Il SUV, l'M4V. Oddio, che figata è sta skin? Orange e basta. Vendite. Ok, ci sarà anche il tuning, cosa che ho visto prima nella mappa. Allora, noi abbiamo 1000 dollari, questo qua costa 250, mentre l'hatchback 950. Io direi di prendere subito. Aspetta, il pick-up invece? 1500, non ce la facciamo, direi di prendere subito il quad. Andiamo all'ATM qua davanti. Chi è il bastardo che ha parcheggiato qui? Se blocca lo spawn, giuro lo faccio saltare in aria. Hatchback, il pick up c'è con la skin dei banditi? Non c'è con la skin dei banditi, ok.
Si vede che questo non è il posto giusto, oppure devono ancora. Vediamo, black, gray. Che schifo di colori, blu. È questo, invece in green. Il green è il peggio di tutti. Dark blue, yellow, vediamo che schifo. Beige, green. Dai, prendiamoci l'azzurra così facciamo un po'. Coglioni. Non hai la licenza per l'acquisto? Ma cosa? Che l'ho appena presa? Ah no, non l'ho presa perché prima. Oh mio Dio, sono un idiota. Sono andato a vederle ma non le ho Che auto mi prese. consiglia, signor? Ah, guardi. Me ne intendo poco, però vedo che il tipo qui vende le hatchback con abbastanza chilometri, però una cosa ragionevole a 950 euro. Un hatchback del 2000 con 140.000 km. Ah, mi consiglia quella usata lì, comprata dai cinesi, Sì, dai gliela Dong. consiglio usata perché mi fido di questo tizio, c'è una faccia che promette bene. Poi qui c'è un'officina, fanno tagliando, fanno tutto. Ah, Chilometri garantiti, ecco. E lei, camicetta rosa, mi deve fare uno ok. Poi sconto, la sto prenderei portando in clienti. video così le multe vanno direttamente non a me. Bravo, bravo, la intesta il signore qui, ha il capapelata. Devo andare a prendermi il coso, che palle! We are like heroes, we're cool, we don't fight. It doesn't matter what people think, what we should do. We're alive, but we don't care about that.